primo dono di Cristo risorto è lo Spirito Santo che fa dei discepoli un popolo nuovo con un cuore rinnovato. Domenica, solennità di Pentecoste, Papa Francesco celebra la messa in piazza San Pietro e nel giorno in cui si chiude il tempo di Pasqua ribadisce che lo Spirito crea la diversità e l'unità e in questo modo plasma un popolo nuovo, la Chiesa universale. Un'unità vera dunque, quella secondo Dio che non è uniformità ma unità nella differenza e per la quale è bene evitare due tentazioni ricorrenti. Anzitutto quella di cercare la diversità senza l'unità, quella dei custodi della verità che vogliono distinguersi chiudendosi nei propri particolarismi, magari ritenendosi i migliori o quelli che hanno sempre ragione. Allora si sceglie la parte e non il tutto. L'appartenere a questo o a quello prima che alla Chiesa. Si diventa tifosi di parte anziché fratelli e sorelle nello stesso spirito. Cristiani di destra o di sinistra, prima che di Gesù. Custodi inflessibili del passato o avanguardisti del futuro, prima che figli umili e grati della Chiesa. La tentazione opposta invece è quella di cercare l'unità senza la diversità, obbligandosi a pensare tutti sempre allo stesso modo e relegando così l'unità all'omologazione senza libertà. Il Pontefice chiede di accogliere l'unità dello Spirito Santo in modo da azzerare le chiacchiere che seminano zizzania e le invidie che avvelenano, perché essere uomini e donne di Chiesa significa essere uomini e donne di comunione. Nell'omelia insiste poi su un altro tema, il perdono, l'inizio della Chiesa, il collante che ci tiene insieme, il cemento che unisce i mattoni della casa. Il perdono, conclude Papa Bergoglio, è il dono all'ennesima potenza, è l'amore più grande che libera il cuore e permette di ricominciare. Lo spirito del perdono, che tutto risolve nella concordia, ci spinge a rifiutare altre vie. Quelle sbrigative di chi giudica, quelle senza uscita di chi chiude ogni porta, quelle a senso unico di chi critica gli altri. Lo Spirito ci esorta invece a percorrere la via a doppio senso del perdono ricevuto e del perdono donato, della misericordia divina che si fa amore al prossimo, della carità come unico criterio secondo cui tutto deve essere fatto o non fatto, cambiato o non cambiato.